diciamo di questo debutto nazionale per Giuseppe Manfredi, autore, regista e interprete dello spettacolo Il gesto di Pedro, Roma-Sampdoria 1-0, 14 dicembre 75, al Teatro dell'Angelo di Roma fino al 5 di febbraio. È il sesto spettacolo del progetto 10 partite, dedicato a 10 sportivi o partite storiche, nato da un'idea di Daniele Monaco che ne cura anche l'organizzazione. Insomma, si parte da una partita, da un gesto, per poi qui più che mai, come raccontare, dicevo prima, perché difatti in questo caso abbiamo voluto dare, come dicevo, un titolo che non è solo l'enumerazione, atto quinto, atto quarto, atto terzo, ma il gesto di Pedro. Partiamo da una partita di medio-basso profilo, una Roma-Sampdoria del 75, partita di poco significato, tranne per il fatto che al ventesimo del primo tempo il centravanti di quella Roma, che era Carlo Petrini, un centravanti che aveva anche un buon pedigree, no? sì, da poco, oggi avrebbe un posto da titolare in molte squadre, penso che pure a noi della Roma farebbe molto comodo a fianco a Dzeko o con Dzeko. E dopo essersi mangiato un paio di gol, poi nella propagazione orale del fatto questi gol diventano 7, 9, 15, perché insomma c'è sempre la folla, no? Che aumenta a leggenda le cose, e lui si è guadagnato il centro del campo, ha alzato le braccia e ha chiesto scusa a tutto lo stadio. Io ragazzetto ero lì e sono rimasto molto colpito come tutti i 50.000, tanto che in una dimensione romanista il gesto di Pedro ha assunto un carattere quasi di piccola leggenda da tribù di tifosi. Ma la cosa importante di questo gesto di scusa è che è sembrato essere profetico di una prolungata richiesta di perdono che Petrini ha vissuto poi nella sua vita futura in ragione di quello che questa vita ha significato. Prima veniva ricordato il libro che ha scritto, il primo dei cinque che ha scritto Petrini, che diventò scrittore, ha vissuto una vera conversione, direi che la parola conversione è cruciale nella storia di Petrini, perché dopo aver conosciuto il crollo dovuto al fatto che il suo corpo l'aveva abbandonato alle richieste di doping che gli venivano fatte dalle società, dagli allenatori, a lui come a tanti suoi coetanei che ora dal 2000 in poi stanno facendo pagare il prezzo pesantissimo di ciò che in modo indiscriminato avvenne in quegli anni, e le morti sono state tante, e li citiamo, li cita Pedro nel suo libro, e poi non si è fatto scrupolo di farsi manipolare dal meccanismo del calcio scommesse e si è avvitato in una spirale di inferno economico finanziario che lo ha fatto fuggire dall'Italia, abbandonando una famiglia composta di figli molto giovani e il più piccolo di questi, Diego, che stava come il più grande peraltro Giancarlo seguendo le sue orme, si ammalò precocemente di quel male per cui poi Pedro è morto, solo che Pedro è morto per quel male forse indotto dal doping, Diego no, un tumore alla testa, e questo ragazzo lanciò un appello attraverso il telegiornale che io personalmente, curiosamente e casualmente sono trovato ad ascoltare, ricordandomi il fatto che questo è il figlio dunque di quel Petrini della Roma in cui chiedeva di rivedere il padre per l'ultima volta. Petrini in quel periodo stava in Normandia, rifugiato lì, non voleva far sapere dove fosse, temendo ritorsioni da parte degli usurai a cui doveva molti soldi, e non tornò, macchiandosi di una colpa estrema che lui si è caricato come una croce di cemento, e in quella reclusione normanna ha vissuto la conversione che lo ha portato a farsi scrittore, è tornato per farsi ammazzare quando il figlio era morto e quando lui era diventato ormai praticamente cieco, ma a quel punto nessuno si è più interessato di lui. A quel punto Petrini è diventato da scrittore personaggio autore dei suoi libri, un personaggio dostoevskiano che ha vissuto veramente la via crucis della redenzione. Oggi attorno alla figura di Carlo Petrini si è creato un movimento molto importante, basti ricordare anche il lavoro fatto dal magistrato Narducci, cioè ricordiamo quello che è accaduto negli anni scorsi e che ha molte volte dichiarato come le parole di Petrini, le parole messe per scritto, siano state un riferimento anche per le sue indagini. Tutto questo è diventato un testo che chiaramente vuole essere rispettoso della cronaca, ma come qualsiasi scrittura che non voglia essere solo giornalistica, importantemente giornalistica, certo, ma altra, quindi io mi libero di alcune responsabilità e me ne assumo altre, cioè di aver formalizzato in una narrazione scenica
questa storia a cui mi sono avvicinato con un'attenzione, un'emozione profonda, e quindi va il grazie a chi mi ha consentito e spalleggiato in questa versione ha tra le mani un libro che è un piccolo atto eroico, perché pubblicare teatro è difficilissimo, quindi l'editore La Mongolfiera mi ha gratificato e mi gratifica con la pubblicazione dei miei testi teatrali. Grazie Giuseppe Manfredi, andate a vedere questo spettacolo, insomma, come avete capito è molto molto interessante. Allora, ti indera con che